che sembrava aver, che fosse stato messo un, diciamo, la parola fine a quello che era ciò che c'era da scoprire sulla meccanica, e poi ho scoperto che non, ciò che aveva fatto Galilei non era sbagliato, ma si sta perdendo. E quindi così in tutti i campi della scienza, in tutti i campi della scienza non c'è nulla di sostituibile. Per esempio, vi ho parlato la settimana scorsa di Blecco. Blecco, BLEKKO, è un motore di ricerca nuovo che il suo motto è Slash the Word, perché ammette non solo la ricerca, ma che voi diate dei pattern di ricerca. Una cosa che a me fa molto comodo, che Google non mi dava, è la ricerca ordinata in maniera rovesciata sulla data, in maniera da avere le novità al primo posto. E potevate cercare, così potete perturbare una storia di ricerca con un fattore che non solo ha l'idea di fare social networking sui cammini di ricerca, sulle metodologie di ricerca. Quindi se siamo un gruppo interessato a che ne so, software radio, facciamo, ci scambiamo le ricerche e ci scambiamo non gli output della ricerca, pattern con cui cerchiamo. Si chiama un slash perché uno dice nel pattern, che ne so, software radio slash date, vuol dire che vuoi una fine di data. Slash e questi slash perturbano la ricerca. È un motore proprietario, d'altronde è proprietario di Google, vi ricordo. E il fatto che ci siano antagonisti sul mercato è sempre cosa buona, perché vuol dire che uno non può dominare il mercato da solo, ma deve interloquire con gli altri. Piuttosto, sapete cosa sono le software radio? Sono dei cestini bellissimi. Sapete, le onde radio vengono modulate e l'informazione si viene trasferita tramite la modulazione delle onde radio. Bene. Attualmente gli apparecchi radio cosa fanno? Hanno dei circuiti tipicamente analogici di demodulazione, e poi una volta demodulati il segnale in maniera analogica vengono compresi, se sono dati digitali, che cosa rappresentano digitalmente. Le software radio non sono fatte così. Le software radio hanno dei processori velocissimi, prendono in input il segnale radio così com'è, lo campionano, e tutta la procedura di sintonizzazione, di rivelazione del segnale viene fatta in maniera software. E quindi qual è la differenza? La differenza è che avete un apparato che può diventare ricevitore o anche trasmettitore di qualsiasi cosa, con qualsiasi modulazione è, cambiando solamente il software. Se voi volete ricevere un'altra frequenza, nessun problema. La sintonizzazione viene fatta facendo una trasformata di Fourier, selezionando la frequenza che volete prendere, anche trasformando, e avete fatto un filtro passabanda completamente digitale. Cioè, quello che ora si fa sull'audio nessuno si sognerebbe più di fare delle elaborazioni analogiche. Perché basta campionare e fate tutte le modifiche che volete in maniera digitale. Pensate a frequenze molto più alte, lo fate direttamente dal segnale che vi arriva dalla modifica. Ne sono amplificato e gestito. Non male. Altre volte ce l'abbiamo passato quarto accademico, quindi cominciamo a parlare di cose che
discorso. Voi avete domande? Venendo di qua in alto, ho pensato al corso e essendo una settimana per me molto piena questa, sabato le prove di ammissione al master, e avendo questo in questo semestre, io chiedo sempre un po' più di ore per quelle che effettivamente sono lavorate. Questo corso è previsto avere una durata di 120 ore sull'arco dei due semestri. A calendario ho 75 ore nel primo semestre. Tendo sempre di fare un po' più nel primo semestre. Questo perché so che in fondo l'anno accademico le cose diventano un po' pesanti e complesse perché c'è tutta la preparazione degli esami. Ciononostante, però, io salterei, farei piacere la lezione di domani, perché così mi concentro su varie cose anche per voi, perché diciamo, voglio arrivare presto che si può con il signor Tomislav al debate della vostra macchina, perché il passaggio adesso necessario è presentarvi la macchina emulata per poter fare gli esercizi. Domani non ce l'avrei ancora, allora aspettando una settimana dovrei riuscire a avere la macchina. Quindi non perdete nulla del vostro investimento, le vostre 120 ore le avrete anche abbondanti, state tranquilli. Però domani chiederei di non fare lezioni perché mi concentro sulle cose da fare. Quindi dopo oggi ci rivediamo giovedì mattina. Altre domande? Allora, cominciamo a guardare l'architettura dei sistemi operativi. Uno può dire, ma come? Quando si parla di architettura in informatica si parla di hardware, che è l'architettura dei nostri sistemi, anche il software dell'architettura. E quando vi ho parlato di strutturazione a livelli, quando vi ho parlato di metodologie per separare la complessità, per aumentare la mantenibilità, sono tutte scelte architetturali che vengono fatte su software. Software importante non cresce in maniera disordinata. Mette insieme delle idee, ma ci si mette a tavolino a studiare la strategia e le metodologie per implementarlo bene. Va bene, questo è un po' l'indice. Struttura dei sistemi operativi. Ci sono tanti sistemi operativi molto diversi nella loro architettura, perché sono nati diverse epoche, hanno diversi campi di applicazione. Abbiamo visto tanti componenti, abbiamo visto che esistono. Adesso, dalla lezione di oggi in poi, avendo imparato le basi della programmazione concorrente, che sono fondamentali per scrivere questi sistemi, incominceremo a vedere da prima la vista complessiva, l'overview di quello che è un sistema operativo, poi andremo nei singoli componenti a vedere come sono costruiti, quindi il dietro le quinte. E lo faremo un po' contemporaneamente con la parte di laboratorio, dove oltre a incominciare a studiare la macchina virtuale cominceremo anche a vedere il davanti alle quinte, che per noi sono è l'interfaccia del system core. Come fanno i programmatori che vogliono interagire con il sistema operativo a parlare con il sistema operativo, a chiedere servizi del sistema operativo? Quindi nella parte teorica guarderemo
come si fanno le cose, direttamente come i programmatori del sistema vedono le cose, e poi con l'associazione vedremo di fare le cose. Quindi andiamo a tutto tondo. Vediamo come sono collegati questi componenti, che sono la gestione dei processi, memoria principale, memoria secondaria, file system. Vi ricorderò mille volte che gestione memoria secondaria e gestione file system sono due cose spaccate. La gestione memoria secondaria sta a livello più basso e si preoccupa di gestire efficientemente le richieste della memoria secondaria, ma sono richieste di blocchi, la memoria secondaria viene vista come un enorme vettore di dati, di blocchi di dati. Sopra questo livello ci sta il livello del file system, che è quello che vi dà l'astrazione di directory e file. Gestione degli altri dispositivi di input output, meccanismi di protezione, meccanismi di networking e l'interfaccia con l'utente. Quando si protegge un sistema operativo, quali sono le caratteristiche che bisogna guardare? Ma queste sembrano buoni propositi. Efficienza. Se voi avete di fronte due sistemi operativi e a parità di funzionalità uno riesce a funzionare più velocemente, a fare le cose più in maniera efficace, a sfruttare meglio l'altro esistente, voi dovreste scegliere quello più efficiente, a parte che lo conosciate. Mantenibilità. Sistema operativo non è un oggetto statico. Man mano le esistenze si cambiano, man mano si scoprono errori, e deve essere possibile mettere mano ad aggiornare il sistema operativo in maniera comoda, agevole. Espandibilità è stato transitato dall'inglese verso il prodotto. Possono essere necessarie nuove funzionalità, l'interfacciamento di nuove periferiche o altro, deve poter essere espandibile. Modularità, per adattarsi a esigenze diverse, il sistema operativo deve non essere un monolite che contiene tutto e quindi, come vedete, va a impattare sulla prima voce, inefficiente in termini di risorse occupate, perché ha anche codice che non serve per l'applicazione che volete fare, ma deve poter essere ritagliato sulle esigenze che avete in mente. Spesso queste esigenze, vedremo su un caso plateale, sono in trade-off. Trade-off è una parola chiave in informatica che vuol dire trade sarebbe il commercio. Avete in mente nell'economia che c'è la curva della domanda e dell'offerta, e c'è il punto di incontro che è il punto in cui il successo del mercato. Queste sono due entità in trade-off. Se aumentate il prezzo diminuisce la domanda e aumenta l'offerta e viceversa. Anche qua avete da scegliere il punto medio ottimale per le varie caratteristiche. Se fate un sistema, l'esempio classico sarà, se fate un microkernel completamente modulare con i moduli esterni alterni che fanno tante funzioni, questo è flessibilissimo. Potete, e anche dal punto di vista della sicurezza, nel senso della sicurezza da malfunzionamenti, molto robusto, perché se qualcosa va male non salta l'intero sistema, ma salta il server con un processo esterno molto che fa quella funzionalità, ma è inefficiente,
perché per fare le stesse cose ha bisogno di più counter switch, quindi va più piano. Dall'altra parte i termini monolitici hanno tutto nel, fanno tutto all'interno del kernel, sono meno sicuri. Se un, anche un puntatore che va a caso nella memoria può causare il panic, ma sono molto più efficienti a fare i carry up. Quindi vedete che non è che esista la panacea, dire questo signore del sistema operativo, punto. Poi si può anche allargare questo discorso, anche perché il mondo sta cambiando. Cos'è il sistema operativo? Il sistema operativo veniva visto come la struttura, il software, capace di fornire supporto a tutti i programmi in esecuzione nel sistema. E si pensava che il sistema operativo si parlasse con detto definitiva per fare in modo che la macchina fosse in grado di parlare con altri sistemi. Questa veniva vista come una caratteristica aggiuntiva. Invece spesso si va verso sistemi operativi volti a far attivare il minimo insieme di processi utili a far comunicare, perché si può avere grande funzionalità semplicemente fornendo interfaccia a servizi che funzionano altrove. È il caso di Chrome, per esempio. Cosa sta succedendo? Perché non fare? Cosa? Il primo si è preso la base successiva. Qua no. Perché? Infatti non vedo che trasmette la slide successiva, ma qui continua a caricare. Nelle sue varianti, per esempio il FreeDOS,
perché è così semplice che per molte cose è conosciuto, viene utilizzato per piccoli sistemi embedded o cose simili. Oggi noi conosciamo per esempio il BIOS. Quando pensiamo al BIOS pensiamo a un affare che serve per fare il boot del sistema. Andiamo, facciamo partire la macchina, premiamo il tasto F2 o quello che è, per mettere a posto i parametri di partenza. Poi ce ne disinteressiamo del BIOS. Ma cosa significa BIOS? Perché si chiama BIOS? Basic Input Output System. E uno dice, che ci sta a fare l'input out lì? L'input out lo farà il sistema operativo. No, perché inizialmente si metteva nei personal computer, c'era l'abitudine di mettere le routine utili, cioè in realtà parte del sistema operativo, nelle ROM del sistema. Questa è una tradizione consolidata e aveva vari effetti collaterali. Per esempio, serviva per controllare il mercato. C'erano le quote, proprietà intellettuali, quote sul BIOS, e quindi gli altri non potevano fare le macchine compatibili con la mia se non lo volevo io. Questa è stata un'idea vincente dell'IBM. Quando IBM si trovò spiazzata, perché dall'altra parte Jobs aveva fatto il personal computer, il mondo si popolava di Apple 2 e loro erano in ritardo, la prima idea fu quella di mettere l'esperienza di IBM a creare una macchina che avesse funzionalità simili all'altra, quindi servisse per la gente comune, ma non avrebbe mai avuto successo. Tra l'altro, andate a vedere le immagini di come erano. Se guardate gli Apple 2, non sono gli iPad, ma erano curati esteticamente, carini, sempre con un occhio di riguardo all'estetica. Il primo IBM PC sembrava lo sportello del congelatore, era un parallelepipedo senza nessuna dote estetica. L'aveva fatto la Real Casa, IBM aveva un nome, però non sarebbe stato niente nel mercato se non avesse sfruttato la comunità. Tanti sanno questo. Come? Lasciando che venissero fatti cloni. Quindi la sua fortuna è stata quella che il mercato si è aperto. Questo, in un certo senso, è il modo corretto di fare mercato. Cioè, io lascio che gli altri mi copino, tanto io sono convinto di essere sempre un passo avanti, e quindi io controllo il mercato non perché vincolo gli altri, ma perché sono il più bravo. Questa sarebbe la maniera pulita. Poi è andata così, ha fatto anche delle gestioni. Allora, Apple dall'altra parte invece ha sempre pensato di chiudere tutto. Macintosh aveva gran parte del sistema operativo in ROM, e questo gli serviva, e anche questo aveva un motivo funzionale, un motivo se volete, di mercato. Perché uno dei problemi dei primi programmi per Windows 3.1 o Windows for Workgroup o quelli prima era quello di non avere uno standard di interazione con l'utente definito. Se voi andate, mi piacerebbe mettermi in funzione nel museo virtuale, ma fatelo da soli, emulatori che emulano x86 li trovate, cercate in giro, possibilmente legale, no, ufficio legale, per carità, bla bla, come diceva ieri Benigni, diceva
No, non può essere vero, io non lo so, però mi dicono che, va bene, copia legale di Windows for Word, lanciatelo e poi vedete che cosa avete in mano e vedete come viveva la gente dell'epoca, è un esercizio per me splendido, e vedete che se lanciate tre programmi, ognuno ha il tasto fatto in maniera diversa, ognuno ha deciso che il bottone ha un significato diverso, e questo scontentava gli utenti. Invece Macintosh, perché aveva il look and feel standard? Perché il look and feel era nella ROM, quindi il programmatore non pensava come metto quello che si chiama la decorazione delle finestre, ma perché una volta che chiedeva una finestra era fatta così, un po' alla Ford ha inventato la catena di montaggio ed era solito dire: potete acquistare l'auto di qualsiasi colore finché sia nera. E anche loro, i programmatori, potevano fare delle finestre di qualsiasi decorazione finché fosse quella. E quello creava lo standard grafico. Oggi si fa in altro modo. Questo per dirvi perché all'inizio c'erano grandi routine, c'erano molte routine del sistema operativo nel BIOS, nella ROM, e ci sono ancora. Retrocompatibilità, pesantezza culturale del passato, ma ci sono ancora. Poi ci sono i device driver. MS-DOS è fatto praticamente di device driver, non ha scheduler, ve l'ho detto. Poi c'è il command.com, cioè la shell, e i programmi.com che si chiamano terminate and stay resident. Non dice terminate and stay running, terminate and stay resident, quindi occupano la memoria e poi buon cuore degli altri dire adesso fai qualcosa perché non c'è lo scheduler. E alla fine soprattutto ci sono i programmi applicativi, tutto questo protezione zero. Il programma applicativo fa partire l'altro programma, il programma applicativo accede alla memoria del terminate and stay resident. Il programma applicativo può scrivere i device dovunque voglia. È ovvio che con un sistema del genere i virus scrivono da soli, non c'è neanche bisogno di scriverli. È un virus il sistema operativo. Infatti mi scordo sempre di guardare, compito a caso, cercate qual era il nome originale di MS-DOS, perché era... avevo un nome prima che lo comperasse la Microsoft e lo facesse diventare questo sistema operativo, aveva un altro nome che è molto significativo. Però cos'è secondo Wikipedia si chiamerebbe Windows? Ha un nome ancora prima, Quick and Dirty Operating System. Grazie, QDOS non funzionava, ma Quick and Dirty Operating System suona molto bene per indicare che cosa era, qual era l'idea della musica. Va bene, uno dice facevano quello che potevano poverini, perché girava sul processore 8086, 8088, 8286 e non avevano la modalità protetta, e quindi non avendo modo user, modo kernel, era difficile fare cose veramente protette. Unix, anche Unix non è tanto strutturato, poco strutturato, è monolitico. Cosa significa monolitico? Che ha tutto il codice del kernel come un unico eseguibile che condivide uno spazio di indirizzamento. Quindi
vedremo alcuni Unix. Linux è modulare, ma non è microkernel, è modulare ma monolitico, perché quando caricate dei moduli, questi moduli vanno nello spazio di indirizzamento del kernel. È come caricare una libreria dinamica, ma nel kernel. È limitato in basso dall'altro e in alto dal livello del system core. Quindi il kernel è un monolite che sta lì nel mezzo, che parla verso l'alto system core, verso il basso, lati e lati della macchina. Oggi abbiamo le pause di cambio luci. Chissà dov'è la access point. Oggi prende male. Ma gli altri giorni qua prendeva bene, quello che mi sta a sfore. Stavo il gerugno, mi sta stendo, ma poteva essere il testo. Thank you.
Sì, vabbè, i punti notevoli perché da qui alla macchina del mio studio riesco a ottenere qualcosa tipo 76 chilometri secondo, quindi una cosa da modem. Alla fine l'intero trasferimento ha fatto 5.59 kilobyte secondo, quindi circa 60 kilobit secondo. Quando fate il trasferimento, la conversione kilobyte kilobit secondo in una trasmissione fatta sempre un porto 10, non 8, perché in realtà ci sono anche tutte le informazioni di controllo. Allora. Eravamo qua al luccio 8 e eravamo verso il luccio 9. Adesso mi ha detto. Ok. Siamo in chiesa converso. Il luccio è 9. Allora. Abbiamo l'utente sopra e l'altro sotto. In mezzo, vedete, avete il grosso strato del processo utente che vengono tutti visti come entità di fuori del kernel, non importa se sono la sala dei comandi, i compilatori interni, i programmi applicativi, le librerie di sistema, fanno tutti parte dei programmi fuori dal kernel. Entrano nelle librerie e programma un po' del kernel. Poi c'è l'interfaccia del system call e poi tutto il kernel. All'interno ci sono parti relative alla gestione dei file system, meccanismo di sviluppo, memoria virtuale, credit replace e così via. E sono tutti un'unica eseguibile. Andiamo all'uccido 10, faccio a mano quello che dovrebbe fare. Programma e l'uso 10 vi dice degli strati ed è un'altra applicazione quel principio standard che abbiamo visto. Si parte da ogni strato usa un linguaggio per parlare con lo strato inferiore, ha delle funzionalità, implementa funzionalità e quelli fornisce un linguaggio più evoluto allo strato superiore. Qual è il vantaggio? Incapsulamento e nascondimento dei dati, mettiamo i dati dietro al cespuglio. Cosa significa? I dati, accedere ai dati per una certa funzione da dovunque nel codice può essere comodo per fare dei programmi illeggibili, cioè uno lo vede prima cosa come comodità, ma guarda, se ho bisogno di quel dato non ho bisogno di fare tante chiamate, accedo alla memoria, ma a quel punto vi scoppia la complessità di tutto, perché nel momento in cui volete cambiare quella struttura dati, il codice che accede a quella struttura dati è spalmato in tutto il codice. Invece se avete fatto uno strato e quella struttura dati è all'interno dello strato, avete limitato l'ambito di diciamo di accesso e quindi di manutenzione per quella struttura dati. È esattamente uno dei principi della programmazione oggetti, il data hiding. Vengono semplificate le fasi di implementazione. Un sistema operativo non è fatto da un burro che si scrive su una montagna, fa un sistema operativo e ve lo dà a disposizione. Può essere stato
si può fare nella prima versione completamente parziale, il proof of concept che fa vedere che l'idea potrebbe funzionare, poi basta. Linus Torvalds ha fatto il primo embrione di Linux e poi ha mostrato che l'idea, quello serve solo per dimostrare che l'idea è praticabile. E poi in tanti devono collaborare. Tanti che collaborano in ambiti su tutto il codice, pensate anche ai sistemi di condivisione, di programmazione condivisa che abbiamo visto, se tutti cambiano tutto il codice, la probabilità di collisione quando fate un merge è altissima. Se invece c'è un gruppo che si occupa di quello strato, un gruppo che si occupa di quell'altro strato, a parte che potete fare implementazioni parallele, mentre se vi mettete d'accordo sull'interfaccia, mentre un gruppo fa una cosa, l'altro gruppo fa l'altra. Ok? E quindi riuscite ad essere anche più efficienti. Avete un ambito più limitato per il debugging. Vediamo se avanti con questo. Sì. Quindi l'idea che dovete avere è non tanto. Di solito ve lo si fa vedere a strati, ma dovete pensare come delle matriosche, le bamboline russe. Avete l'hardware, che è lo strato più interno, la bambolina più piccola, su cui mettete un altro strato, la bambolina un pochino più grande, e voi non vedete la bambolina più piccola, ma vedete solo quella più esterna, solo che le bamboline sono ovviamente oggetti fisici e non hanno funzionalità. Da noi invece quello strato dà delle funzionalità, quindi voi potete solo parlare con lo strato più esterno, che poi si preoccupa di elaborare o anche semplicemente forward trasferire le vostre richieste, rimandare le vostre richieste allo strato inferiore. Quindi l'idea è quella, stato o non è stato, a livello M, voi vedete quelle funzionalità che sono indicate lì dalle prese, quindi potete fare quelle domande. Alcune domande non sono altre che le domande che potete fare a livello M-1, che vi vengono dal livello M-1, il livello M ha deciso di non gestirle e quindi le fa solo passare. Oppure ci sono delle operazioni che fornisce il livello M e quindi sono operazioni che non esistono nel livello M-1 e ci sono delle operazioni del livello M-1 che non vengono più mostrate a livello M. E siamo all'uscito 12. Ci sono alcuni esempi Dijkstra, il nostro solito Dijkstra ha proposto una si chiamava Zer, quindi come se fosse il campione, l'esempio Zer, un acronimo, ma dicendo ZOS diventa il sistema operativo per antonomasia, diremmo in italiano. Venus OS è un altro esempio. Come vedete, al di là degli estremi che sono sempre gli stessi, all'interno ci sono delle diverse visioni del mondo. Il CPU scheduling sta sempre verso il livello basso, qui c'è ancora un livello più basso che l'interprete di istruzioni. Poi vedete che altre gestioni sono state messe a livelli differenti. Andiamo a livello lucido 13. Anche aggiungere strati provoca overhead. Perché? Perché anche se si riesce a fare a livello di chiamate di funzione, anche la chiamata di funzione prevede un salto, prevede la registrazione di variabili nello spec e quindi bisogna c'è il trade-off.
In alcuni casi la limitazione può essere difficile da superare. Quale limitazione? Il fatto che uno ha bisogno di un servizio di livello più alto e sta implementando il codice del livello più basso. L'esempio è nei file, nel Windows 95-98 ME, che c'è un'eccezione alla struttura strata che avevano dovuto fare, perché nella gestione della memoria il file di swap era un file a livello del file system. Ora la gestione di memoria sta sotto, il file sta sopra, e quindi è stato necessario l'accrocchio. Linux ha una visione diversa, la sua opera è una partizione dedicata, ma ammette anche la possibilità di file aggiuntivi, ma tipicamente, infatti, voi potete fare Linux con swap su file, ma c'è un grosso disclaimer che dice: rendetevi conto che sarà molto meno efficiente. I moderni sistemi che hanno preso l'idea di strati, in realtà di strati ne hanno pochi, perché c'è sempre questo credo: più strati meno efficienza, meno strati mi batto sempre il tasto sbagliato, andiamo a lucido 14. Questo OS2 aveva una struttura interessante, è sparito dalla circolazione, più che altro è un altro sistema da trovare in giro, no, da comprare la licenza ufficiale storica e provare. Mi hanno detto che va bene. Vedete, aveva tre livelli: device driver, il kernel e i sottosistemi che servivano, che potevano fornire diverse API. Tra l'altro questo ha un'idea molto forte, quello di consentire a software sviluppati in ambienti diversi di poter coesistere sulla stessa macchina. Questa è un'idea che consente di commercialmente di poter attirare verso di sé l'utente che precedentemente usava sistemi operativi differenti, perché ci si rende compatibili a diverse interfacce di sistema core. Vedete i tre strati. È sparito S2 per motivi di mercato. Esistono quattro categorie di kernel: kernel monolitici, microkernel, kernel ibridi e exokernel. E adesso lo andiamo a vedere. Lucido 16. Kernel monolitici sono fatti così, cioè io usiamo il kernel mode e abbiamo tutti i servizi del kernel fatti da moduli all'interno del kernel che dialogano nella maniera più valida e temporanea. Poi esiste modularità, quindi potete aggiungere o togliere moduli, ma nei kernel monolitici tutti i moduli condividono lo stesso spazio, e come di fatto sono un unico eseguibile in esecuzione. O significa questo che se una componente fallisce, nel lucido 18 vi fa vedere che fallisce l'intero sistema operativo. Perché? Perché non c'è modo per un programma di controllare se stesso. Abbiamo visto che se sono dei processi, noi possiamo ricevere una treppa quando questo processo fa qualcosa di fatto male e agire di conseguenza. Ma
se io sono il controllante e il controllato e scopro che io ho fatto un guaio, come faccio? Devo agire contro me stesso, devo, non è, mentre un processo ha uno stato, quindi si può dire fermiamo il processo, mettiamogli a posto lo stato, facciamolo ripartire, non posso mica fermare me stesso, non spero fermare il sistema, ok? Ci sono dei tentativi di arginare il guaio, infatti se oggi avete molti casi comuni di puntatori che puntano a casa della memoria, vedete che nel kernel di Linux risultano non in un panic ma in un ops, veramente il kernel vi dice ops e vi dice guarda che è successo qualcosa, però vi dice anche senti amico, io sto funzionando perché tirano 420 adesso, perché non so la mia situazione com'è, metti a riparo tutto e fai boot più presto che puoi, ok? Però questo ha consentito in molti casi di non avere dei servizi drammatici, però non vuol dire che questo abbia risolto il problema, è solo un pannicello caldo, dicevano, un palliativo. Sono molto efficienti gli Unix, sono molto efficienti. E questo è sicuramente il proprio alto. Possono essere modulari, tipicamente non sono. Microkernel. Qual è l'idea? È ancora più là della struttura classica. Avete in mente l'idea nei processori di macchine RISC contro macchine CISC? Nelle macchine CISC si mette microcodice sul processore per far fare quante più funzioni possibili al processore. Le macchine RISC hanno l'atteggiamento duale. Facciamo fare al processore solo ciò che è in grado di fare in hardware e limitiamo il numero delle istruzioni al minimo, cioè studiamo qual è il minimo delle istruzioni che deve implementare il processore. Lo stesso concetto si può applicare ai sistemi operativi e ci si può fare la domanda: quali funzionalità possono essere buttate fuori dal nucleo in spazio utente? Quali sono quelle attività che nei kernel monolitici vengono fatte fare a kernel che possono essere delegate? E per converso, quali sono quelle che proprio devono stare nel nucleo? Per esempio, pensiamo al file system. Il file system, abbiamo detto, è uno strato che riceve delle richieste. Mi fai leggere il file barra qc barra password pd, i primi 100 byte. Il file system trasforma questa richiesta in una richiesta: gestore dell'imputato, mi dai il blocco 42, il primo 512 byte, mi dai il blocco 42 che è lungo 512 byte. Questo affare può benissimo essere un processo fuori dal kernel, riceve delle richieste, dei messaggi dicendo voglio quel file, e quello elabora, fa tutti i suoi calcoli e genera delle richieste a un altro processo. Esempi di sistemi operativi basati su microkernel: L4, Mac, Minix, Unix. L'ultimo non è che manchi una lettera, è un'altra cosa, e se volete EAX, BOS, ma principalmente i campioni dei microkernel sono L4 Mac e Linux. Guardiamo ad esempio come fanno
praticamente Kerner fa solo il minimo indispensabile. Che cos'è il minimo indispensabile? La sezione dei processi. Ma che cosa è la sezione dei processi? Perché anche quello può essere separato. Deve fare il come si dice, il l'avvicendamento dei processi, gestire la parte bassa dello scheduling, anche la scelta dei quali deve essere il processo, il prossimo processo potrebbe essere delegata. E deve fornire la gestione della memoria e deve fornire servizi di comunicazione tra processi. Quindi se volete l'interfaccia minima per un sistema come di microkernel sono system call per attivare e far terminare processi, chiedere memoria e poi stendersi. C'è chi è riuscito a fare ancora di meglio. Fa finta che il kernel stesso risponda a messaggi e quindi anche al kernel si mandano i messaggi con l'interfaccia di messaggi e quelli del system call diventano due. Stendersi. Perché per chiedere di creare un processo si manda un messaggio al kernel dicendo kernel mi crea un processo e quello risponde come se fosse un altro processo. È quello che ha fatto Andy Tannenbaum. Vedete, per esempio, se in un sistema microkernel ideale, perfetto, perché non è che un sistema microkernel abbia un'interfaccia verso il programmatore diversa da un sistema non a microkernel. Per aprire un file, anche nel sistema microkernel si chiama la open, e ci sono dei sistemi microkernel Unix compatibile, POSIX compliant, che quindi usa la stessa interfaccia di Unix. Prendiamo la open. La open è aprire un file con dovete dire file, modo e se volete aperti la sua scrittura, chiedete la creazione, i permessi d'accesso che volete al file appena creato. Cosa fa? Vi ho detto, in un sistema kernel monolitico quello che troverete nella routine è metto i parametri dei registri e genero una thread. No, nel sistema microkernel cosa fate? Create un messaggio che ha, proprio come abbiamo studiato pochi giorni fa, con il tag dicendo questa è la richiesta di fare una open, mettete tutti i parametri e lo mandate a un processo che si chiama file server. Se andate a vedere dentro la send, quella è la system call, la send dentro ha messo i parametri nei registri e faccio la thread. Poi si fa la receive dal server della risposta e si dà la risposta. È sincrono o asincrono? A questo livello è sincrono perché no, può anche essere asincrono, ma ha un limite massimo nella lunghezza dei messaggi, perché nel kernel non possono esistere strutture che si espandono in maniera illimitata. Allora, vantaggi. Il kernel risulta binale e come tutte le cose piccole sono più sicure. Conoscete, vi ho parlato del teorema dei file. Il teorema dei file non ve l'ho ancora detto. È importante. Ci siamo scordati di aggiornare il nostro elenchino. Adesso mettiamo. E
semplice struttura astratta monolitico microkernel, quella è la mu. Io suppongo che voi non sappiate che cos'è un kernel, perché no, non sappiate che cos'è un firewall, perché di solito oggi firewall viene indicato una cosa che non c'entra niente con i veri firewall. Sedgwick e Pellowin hanno definito firewall. Firewall è una struttura di protezione che crea un ambiente interno e un ambiente esterno. La struttura di protezione deve essere semplicissima, perché Sedgwick e Pellowin enunciano questo teorema. Ogni programma ha probabilità non nulla di contenere bug. Questo uno dice per forza. Virgola. La probabilità aumenta con le complessità del programma in maniera più che lineare. Cioè, se avete un programma da... scegliete una misura di complessità, 100 linee di codice, ha probabilità di X di contenere bug. Prendete un programma di 200 linee di codice, non ha probabilità 2x, ma ne ha di più. Qualcosa di più. Quindi si parla della regola KISS. Sapete cosa significa KISS? È uno di quegli acronimi che si cambia spesso. L'altro acronimo molto famoso, quando uno mi chiede qualcosa, è questo. Allora, il primo vuol dire keep it simple and stupid. Non stare a mettere complessità. Se metti complessità generi insicurezza. Keep it simple. Il secondo è read the manual. Quando mi chiedono come funziona questo e come funziona quell'altro, vi usano come manuale ambulante, a quel punto si risponde RT, i più educati scrivono RT asterisco M. Ok, lasciando alla fantasia del lettore il significato dell'asterisco. Allora, vi dicevo, quindi è facile da realizzare, è robusto, è più facilmente portabile ad altre strutture. Perché? Perché tutto ciò che sta fuori sono processi utente, quindi non dovete neanche ricompilare il kernel, nel senso poi gli altri ricompilate come compilare un editor, un compilatore, un qualsiasi programma utente. E non solo, ma è anche molto più semplice. Ieri sera ho impianto di non avere un microkernel, perché mi ero scordato di compilare nel kernel che mi sono rifatto il modulo per una telecamerina che avevo in giro per casa, e mancava anche il supporto del livello superiore Video for Linux. Mi sono scordato di mettere un asterisco, e l'unico modo che ho adesso per recuperare il funzionamento di quella telecamerina è ricompilarmi l'intero kernel. Mentre invece avesse avuto un microkernel, non fossero altro compilare il driver, che diventava un processo come gli altri, e aggiungerlo. E siamo al 25. Sicurezza, potete assegnare microkernel di sistema con livelli di sicurezza diversi, non solo, ma vi crolla un server, il sistema è in piedi, dovete solo fare partire quel server. L'adattabilità del modello ai sistemi distribuiti, cioè pensate un sistema monolitico è difficile fare in modo che una parte funzioni su un'altra macchina, una parte funziona su un altro core. Perché? Perché anche i sistemi paralleli, perché avete un unico programma
e dovete stare a fare degli spin lock, dei semafori, della roba per fare in modo che questo programma non le parti di questo programma non interferiscano. Se avete il file system, per il processo che è in esecuzione sul core A, e invece avete il gestore di reti in esecuzione sul core B, il parallelismo è naturale. Potete anche fare in modo di... Volete fare un file system remoto? Se lo dovete fare col monolitico, dovete tirare fuori, inventare qualcosa per trasformare le chiamate di funzione in messaggi. Quindi avete già come messaggi, dovete solo trasformare i messaggi fra processi in messaggi di rete. Ma è, c'è già tutta la... è già stato progettato per dare l'informazione a scambio di messaggi. Qual è il problema? L'inefficienza. A parità di potenzialità dell'hardware, il microkernel va piano. Perché? Pensate, è solo quella open. Quella open fa partire un messaggio dal processo al processo file server. Quindi un counter switch, un mode switch, un mode switch, un counter switch verso il file server. Il file server poi farà le domande al gestore dell'input output. Il gestore dell'input output farà le domande al kernel solamente per dire guarda che sto aspettando un interrupt. Quando arriva l'interrupt viene trasformato in risposta al messaggio precedente, quindi al posto di un counter switch ne avete almeno 6. Ok? Parzialmente superata perché calcolando bene le priorità dei processi, facendo in modo che lo scambio non sia uno scambio con copiatura di dati, ma ci si può cambiare intere pagine di memoria, cioè si dice solo adesso questa non la leggo più, la leggi tu. Sono tante tecniche che aiutano, però non sarà mai efficiente come l'altro. Questo è Minix. Minix è un gioiellino da studiare e non da usare. Nel senso che è un sistema operativo dal punto di vista didattico splendido, ma non ha né la velleità né la possibilità di diventare un sistema operativo realmente utilizzabile nella vita di tutti i giorni. Però è grazie a Tannenbaum che Linus ha scritto Linux. È stato poi tra l'altro divertente, c'è una diatriba anche fra Tannenbaum, come quella che vi raccontavo fra Wirtz e Ricci, c'è una diatriba anche fra Tannenbaum e Linus. Che Tannenbaum dice a Linus che il suo sistema operativo è vecchio, nasce vecchio, e d'altra parte Linus dice a Tannenbaum il tuo è bellissimo ma non lo usa nessuno. Ed è molto educativo anche andare a leggere queste due persone, che cosa, per carità, professionalmente, ma è bello avere idee diverse, dalla loco diversità si evolve. Che cosa queste persone si dicono? Però poi andate a vedere anche, sapete che la SCO, Santa Cruz Corporation, che aveva preso i sorgenti questi sorgenti di Unix nasce, vi ricordo, dalla TNT. E gli amministratori delle ditte non vedono questi come una risorsa di conoscenza, lo vedono come un affare da cui fare soldi, compreso poi quando non interessa più vendere questo ad altri, vendere il copyright di queste opere ad altri, anche quando questi sono dei troll, delle ditte alle quali non gliene frega niente della conoscenza. L'importante è sfruttare dal punto di vista legale questi diritti per fare soldi. È quello che succede alla Santa Cruz Operation, che tenta di citare in giudizio Linus,
in quanto a loro dire nel codice di Linux ci sarebbero state parti rubate, plagiate da Unix, cioè dal codice della Bell, della TNT. A quel punto sarà Tannenbaum ad arrivare in soccorso di Linus e andare a fare una, penso, lettera, non una dichiarazione al giudice, dicendo: guardate, per forza le cose sono in comune, sia gli uni che gli altri le hanno imparate dai miei libri, no? E quindi è ovvio che le idee sono in comune, perché le idee sono quelle classiche. È un po' come dire, cioè, abbiamo applicato il teorema di Pitagora in più programmi. Se è stata fuori Pitagora dimostra di non essere morto da almeno 70 anni, le cose cambiano. Oppure nel caso di Tannenbaum è conoscenza che ha messo nei libri e ha reso pubblico. Allora, vediamo come ha fatto Minitz. Minitz ha il vero kernel che fa solo la gestione dei processi, ma attenzione, all'interno del kernel ci sono alcuni che lui chiama task, che sono processi in grado di accedere alla zona di memoria del kernel. Quindi c'è multithreading con i primi due strati. Quindi, visto dal livello superiore, a siamo al 25, tra il livello dei task e il livello del gestore dei processi, le cose vengono anche chiamate di funzione. Siamo nello stesso spazio di indirizzamento. Ma questi oggetti vengono schedulati dal gestore dei processi. Sono ognuna la sua vita, per dire così. Sono dei thread nello spazio kernel. Quindi, fra il livello del network driver, file system e memory manager, e il livello dei task, l'unico modo di dialogare è tramite message passing. E quindi, a seconda di quello che vuole quel livello manda dei messaggi, se vuole accedere al disk task, se vuole accedere a un terminale al CPI task, se vuole accedere alla rete all'internet task, e per tutto il resto il task mastercard e il system task che fa tutto il resto. Poi c'è uno strato, e quello strato è proprio uno strato vero. Vedete che non ci sono interstizi che consentono ai processi utenti di parlare con il kernel. I processi parlano con memory manager, file system e network driver e fanno le loro richieste come messaggi. Questi processi esterni elaborano le loro richieste e le traducono in messaggi a livello sottostante. Questo è un esempio di microkernel. Potete venire rilasciato come codice libero, potete prendere il software, potete prendere anche la versione, anzi, fino a un po' di tempo fa l'intero codice di Minix veniva proprio stampato e allegato a un libro di Tannenbaum che si chiama Operating System Design Implementation. Ne fa due sui sistemi operativi Tannenbaum, l'altro è Modern Operating System. È un grafomane Tannenbaum. Ha due libri di sistemi operativi, un libro di architettura, un libro di reti, e li mantiene sempre aggiornati. E poi ne ha uno di sistemi distribuiti adesso. Lì c'è la flame. Sì. Veniamo qua. Monolitico già nel 90 era considerato obsoleto. Se
dopo, una volta progettato, il codice microkernel è più facile, però al momento della progettazione è più difficile, perché bisogna mettere sulla tavolina e decidere le interfacce, e se sbagliate le interfacce non riuscite a implementare il codice. Microkernel, proprio per la sua sicurezza, è più usato nei contesti dove non si possono ammettere fallimenti, quindi nei sistemi real time, a real time, in particolare il braccio robotico dello Space Shuttle usa Unix come sistema operativo. Kernel ibridi. sono a metà, mantengono del codice nella kernel space, dicono di essere microkernel, molto spesso vanificano quelle che sono le caratteristiche del microkernel. Ci sono due esempi. Uno è il kernel NT, che ha tentato di implementare tutto come microkernel, poi posto di fronte all'impossibilità di creare in tempi ragionevoli, con efficienza ragionevole, alcune funzionalità, è tornato indietro. L'esempio più classico, il caso più emblematico, sono i videogiochi. Le interazioni con la scheda grafica per avere le animazioni, quindi i videogiochi, non fanno in tempo, non hanno i tempi compatibili con il passaggio di messaggi del microkernel. E quindi tutta la gestione della grafica è stata riportata dentro al kernel. E in quella parte è monolitico. ma anche macOS 10 usa in realtà un microkernel Mac. Anzi, è interessante la storia di macOS 10. Usa un kernel che si chiama microkernel, che si chiama Mac. D'altronde Apple non ha un grosso problema di compatibilità, perché l'hardware ve lo dà la Apple, anzi, come vuole che il suo sistema operativo, licenza alla mano, funzioni solo su macchine che abbiano l'etichetta Apple Level, lo dice esattamente la licenza, e non provate con gli sticker, non funziona, ha tutto il, diciamo, torna conto a fare in modo che se provate a installarlo su un'altra macchina non funzioni. Se poi ci si riesce un altro paio di mani, ho visto anche macOS 10 funzionare sulle PC, però loro non vogliono. L'ho trovato su YouTube, se volete. E come faccio? Esiste un microkernel Mac su cui c'è un enorme server che vi dà praticamente derivato da BSD. Quindi voi mandate i messaggi a questo server BSD, che è come un kernel BSD che a sua volta parla con il microkernel. Se volete, in giro trovate anche questo, dovreste trovare questo, tra l'altro dovrebbe essere libero, MK Linux è stato il meccanismo che ha usato Apple per farsi le ossa. Sapete qual è l'indirizzo della Apple? Volete mandare una lettera alla Apple? È bellissimo. Apple sta al numero 1 di Infinite Loop a Cupertino, California. La loro strada l'hanno chiamata il Loop Infinito.
programmatori che lavorano al numero uno del loop infinito non erano capaci di scrivere codice in ambienti Unix-like, perché avevano passato la loro vita con macOS fino al 9. Allora si sono resi conto che c'era la comunità, sfruttiamo la comunità. Hanno fatto una generazione di macchine veramente paradiso per di hacking. Davano le specifiche, era possibile fare voce di quello che volevate. Infatti molti si sono spostati e per una generazione anche io ho avuto un Macintosh, perché era la macchina, tra l'altro era fuori dal core, non era interno, era PowerPC, e c'era la possibilità veramente di lavorare liberamente. E hanno messo a disposizione, hanno aiutato a creare MKLinux. MKLinux ha la stessa struttura di OS10, quindi ha Mac sotto, e sopra il server, invece di essere un server BSD, è un server Linux. Ma nel frattempo hanno sfruttato la comunità apprendendo know-how di come fare le cose, come gestire le problematiche. Poi quando ne hanno sofferto abbastanza, hanno fatto macOS 10 e hanno incominciato a tirare i legni in barca per fare soldi. Cioè, ci sono degli economisti che parlano dei fenomeni a doppia coppa. Le aziende prima investono in sviluppo della cosa, ok? Poi una volta fatto il punto fermo, investono nel marketing della cosa, ma non vogliono più lo sviluppo, perché devono sfruttare al massimo ciò che hanno ottenuto. La cosa che Windows NT ha ereditato da OS2, NT prima Microsoft lavora con IBM OS2, poi invece fa la strada sua e fa di tutto perché OS2 fallisca. Però eredita idee da OS2, in particolare quella di avere i sottosistemi di ambiente, i server che sono in grado di dare diverse API a diversi processi. E infatti inizialmente NT esce per architettura Intel e esce per architettura Alpha. Se prendete l'NT originario è funzionale anche su Alpha, con possibilità di far funzionare processi sia scritti nativamente per Windows con l'API Win32, sia per il vecchio Windows Win16, cioè MS-DOS, sia per OS2 e anche per POSIX. Se prendete processi POSIX, NT è in grado di farli funzionare. Questo era chiaro, è chiaro il modello. Vado dal cliente a dire che attualmente usa OS2 e dico: il futuro sono io, non devi buttare gli investimenti fatti in software, il tuo software funzionerà anche con me. Vado dal cliente che usa POSIX e dico lo stesso. Vado da quell'altro che usava ancora i vecchi Windows: non preoccuparti, va tutto bene. Non è una cattiva idea. Io sono in fondo, se ci pensate, è quello che fa Wine quando in un sistema Linux vi dà la API in Win32. Apple kernel, questi sono totalmente teorici. Gli Apple kernel sono sistemi
che non fanno altro che partizionare le risorse e fornire processi. Quindi non fa gestione delle risorse a livello di kernel. Il processo utente può allocare aree di memoria, settori del disco, quindi in un certo senso multiplexano l'hardware, non fanno altro. E anche le protezioni le fanno su, danno a un processo l'accesso a quei blocchi di disco. Non si preoccupano dell'idea di come sia fatto il file system visto dal processo. E arriviamo a un altro approccio, quello delle macchine virtuali, che a me piacciono molto, è uno dei miei temi, è il tema, no, la virtualità, anche reti virtuali, device virtuali, tutto ciò che è virtuale è il mio tema principale di ricerca. È un approccio diverso al multitasking. Invece che creare l'illusione di a ogni processo di avere la propria CPU e la propria memoria, crea l'astrazione di avere delle macchine virtuali. Cosa intende con macchine virtuali? Il kernel, quale linguaggio parla? Parla il linguaggio macchina del processore e parla il linguaggio dell'architettura. Il kernel fa che se ha un disco IDE o un'interfaccia USB, dando quella particolare, accedendo a quel particolare indirizzo sul basso, dando quelle particolari richieste, ottiene quel funzionamento e sa il kernel che verrà risvegliato con un certo tipo di interrupt quando l'operazione sarà conclusa. Questo linguaggio può essere ricreato da un software. Quindi voi potete creare un programma capace di parlare questo linguaggio. Quindi voi fate partire questo programma che finge di essere hardware, e a quel punto al di sopra di questo programma potete far funzionare un kernel che è ignaro di non lavorare sul vero hardware, perché quando fa le richieste riceve le risposte coerenti. Cosa serve questo? Ma serve per tante funzionalità diverse. Potete per esempio far funzionare su una sola macchina tanti sistemi operativi differenti contemporaneamente. Vediamo perché nascono e come nascono. Vabbè, questa è l'idea. Ho 31. Senza la macchina virtuale voi avete l'hardware e avete il kernel che parla con l'hardware. Con un supporto di macchine virtuali voi avete l'hardware, il supporto di macchine virtuali, quindi crea l'astrazione dell'hardware per programmi, quindi al di sopra potete avere dei kernel, anche differenti tra loro, che sono convinti di funzionare su una macchina. Anche qui il motivo nasce da un'esigenza, ogni buon programma nasce da un'esigenza, nasce da un'esigenza di IBM. IBM, sistemi 360, erano macchine monotask, quindi erano macchine che costavano tantissimo, forse l'equivalente di milioni di euro attuali, ma facevano una cosa alla volta. Adesso fino mi hanno detto che è vero,
ero rimasto stupito, sono andato a controllare, iPhone, iPad è monotask, era monotask, quando il processo mettevate il processo in background, quello si fermava. Invece i sistemi 360 avevano un sistema operativo che direi si chiamasse MLOS, che consentiva un solo task alla volta. Ora, nel frattempo, altre quelli che erano i concorrenti dell'epoca, più grosso si chiamava Control Data, poi incominciava ad esserci la Digital, incominciano a far vedere che esistono sistemi operativi multitasking. A questo punto IBM è al piglio. Vai dai tuoi clienti a dire: guarda, sono capace anch'io di fare sistema operativo multitasking, ecco il nuovo sistema operativo, però butta via tutto il software che hai fatto, perché devi convertirlo per farlo funzionare sul nuovo sistema. Allora quello diceva: finora sei preso in giro, cioè noi dobbiamo reinvestire per il software perché tu non hai fatto la soluzione migliore. Oppure trovare un modo per avere macchine multitasking che fossero compatibili col vecchio sistema. Allora l'idea dell'IBM fu quella di dire: facciamo delle macchine virtuali, quindi in un sistema 370 mettiamo questo MWSVM capace di creare tante macchine come erano i vecchi 360. Su ogni macchina tutti saranno in grado di eseguire i programmi che prima funzionavano uno per macchina, ma adesso di macchine ne abbiamo N. Quindi abbiamo il multitasking, un tipo di multitasking, e salvaguardiamo gli investimenti del software dei nostri clienti. Poi, come i vari ricorsi storici, l'idea di macchine virtuali rimane nel cassetto, è servita a IBM per il suo mercato, ma poi la gente un po' se ne dimentica. Però il bello è tenere sempre un occhio sulla storia, perché nel momento giusto, cioè, viene da dire: ah, guarda, per questo problema vado a rispolverare quell'idea là. E quali sono stati i problemi? Fa funzionare il sistema operativo monotasco in un sistema multitasco in modo sicuro. Per esempio, il sottosistema d'ambiente di MS-DOS in OS2 e in NT è in realtà una macchina virtuale, e quindi consente di eseguire questi vecchi programmi in un ambiente sicuro e protetto. NT ha protezione di memoria. Un processo dell'MS-DOS non poteva funzionare, perché molto spesso questi processi interagivano tra loro, perché sapevano che uno metteva la cosa all'indirizzo 100 e l'altro gli andava a ripescare. E quindi se provava a scrivere l'indirizzo 100 di una macchina protetta, quello diceva: sei matto, io sono un sistema serio e sicuro. E invece dentro la macchina virtuale gli si consentiva di farlo, al massimo crollava la macchina virtuale, come vedrete penso sia ancora oggi. Se voi avete un programma Win16 in funzione e uno di questi fa un errore, non crolla il sistema, ma crollano tutti gli altri processi che funzionano nell'ambiente Win16, perché crolla l'ambiente Win16. Possono essere utilizzati per emulare architetture hardware differenti. Questo lo stanno facendo i ragazzi della DMSAP, per esempio. Anzi, sono a buon punto. Hanno creato un insieme di macchine virtuali con architetture differenti, e facendo così possiamo provare le compilazioni dei pacchetti e provare il funzionamento in tutte le architetture, perché quando facciamo l'aggiornamento abbiamo un meccanismo automatico, quando facciamo l'aggiornamento dell'SVN con la nuova versione, tra i vari utenti che guardano se c'è una novità, c'è anche un sistema automatico che prende la nuova versione
e fa la compilazione in tutti gli ambienti. ITER 86, 8664, PowerPC, MIPS, ARM, ARMEL. E se tutto va bene è silente. Se invece in uno di questi ambienti la compilazione si pianta, riceviamo un'email dicendo: guarda, io sono il sottosistema che doveva approvare la compilazione ARM, guarda il codice che da me non funziona, che mi dà questo errore, mi manda la letterina con gli errori del compilatore. Come ho detto. Oppure consolidamento di parco macchine. Questa è una parola chiave che va tantissimo adesso. C'è stato ponete di essere un'azienda o un ente pubblico poniamo un USL, ovviamente in questo caso che l'ho visto di persona. L'USL ha bisogno di tanti programmi, programma di contabilità perché è un ente, programma della gestione delle archivi sanitari. Quello che succede è che l'azienda che gestisce il software fosse anche software libero, vuole una certa autonomia per garantire il servizio. Perché? Perché se deve vivere sulla stessa macchina con il software di contabilità, con il software dell'anagrafe assistiti, può darsi che qualcosa che venga aggiornato per uno non vada bene per l'altro, o che ci siano per esempio che tutti e due decidano di utilizzare il numero di porta X per i loro servizi, diciamone una. Allora, quello che è successo per tanti anni è che praticamente nella sala server per ogni servizio aumentava un server. Questo è il server delle paghe, quell'altro è il server dell'anagrafe assistita, questo è il server che fa. Questo faceva aumentare tantissimo i costi, l'inaffidabilità. Vi ricordate la memoria fatta tutta a valvole, che quindi funzionava un giorno sì? È lo stesso principio. E ad un certo punto a qualcuno è venuto in mente: ma sentite, invece di mettere tanti server fisici, otteniamo lo stesso vantaggio dal punto di vista della manutenzione del sistema da parte di chi ci fornisce i servizi, dell'indipendenza con le macchine virtuali, con la differenza che invece come hardware noi abbiamo pochi hardware ben controllati, aggiornati hardware, e quindi le macchine virtuali sono entrate anche in questo mercato, per non parlare poi dei mercati del infrastructure as a service. Adesso si sente parlare tanto di nuvole. Le nuvole possono essere, le nuvole sono ricevere dei servizi dalla rete. C'è un bellissimo detto, chi l'ha detto? Direi Satya, Satyanayanan, o forse Mühlender, uno degli esperti del sistema distribuiti, ma mi ricordo il detto, e diceva: se stai sicuramente utilizzando un sistema distribuito, il giorno in cui non riesci a fare il lavoro che vuoi fare per colpa di una macchina che non sapevi neanche che esistesse. Allora, se questo succede, sei su un sistema distribuito. Se sei su una nuvola, questa macchina non sa neanche dove sia e non lo saprai mai, perché è nella rete, da qualche parte. Uno dei tipi di cloud è il cloud tipo infrastructure as a service, cioè dice: mi vuole una macchina, mettiamoci a tavolino e mi dai lo SLAM, System Level Agreement. Che cosa vuoi? Voglio tanta RAM, tanta banda, tanta... E vai sul mercato a dire: chi è che mi dà questa macchina? Non saprai mai né dov'è, né come è fatta, né sarà sicuramente una macchina virtuale dentro un sistema da qualche parte, ma non lo saprai mai.
però tu sai che accedendo a quell'indirizzo qui tu hai ciò che vuoi. E questo è un altro modo di usare le macchine virtuali. La soluzione è inefficiente, o meglio, è sicuramente più inefficiente del non avere la macchina virtuale, ma ovviamente dà dei servizi in più. Per quanto riguarda le macchine virtuali capaci di emulare architetture hardware differenti, questa inefficienza è piuttosto pesante, perché ovviamente poverette devono riuscire a emulare o a tradurre le istruzioni di un processore nelle istruzioni dell'altro, che non è un lavoro facile da fare runtime. Nel caso di macchine virtuali di architettura X che funzionano su un hardware che ha la stessa architettura, lì ci sono dei meccanismi per renderle notevolmente efficienti, ma sempre meno del solo sistema operativo, del solo kernel. E in questo caso due software che secondo me dovreste vedere sono questi. Chemo, che è un aspetto un segno, Fabrizio Allard, forse ve l'ho già raccontato, è il tizio che ha scritto quello, come cavolo si chiamano? Ha scritto anche tutta la libreria dei codec FW, quindi roba per il video. K-Lite. Come? K-Lite codec. No, ha scritto, adesso mi verranno in mente, e a tempo perso si diverte anche a fare via software la trasformazione di una scheda video in un trasmettitore televisivo DVB-T. Non riesce a fare queste cose per dire il tipo che è. E ha scritto un programma che è veramente un gioiello da guardare. Fa traduzione dinamica. Per poter far funzionare il codice di PowerPC su Intel, il modo più classico è fare un interprete, un programma che fa finta di essere processore, legge l'istruzione, poi ha uno switch e dice: che istruzione mi chiede? Mi chiede di fare un add, allora chiamo la routine che implementa l'istruzione del processore che fa l'add e faccio quella che farebbe il processore reale. Il risultato è disastroso, perché avete dei tempi di 1,20, anche di più, 1,100, perché per fare un'istruzione di macchina me ne stanno 100. Invece, Chemo che cosa fa? Legge il vostro programma per PowerPC e ha dei pezzettini compilati per Intel che implementano le istruzioni di macchina, quindi fa patchwork. Dice: hai scritto add, allora prendo questo, lo metto lì, hai scritto quell'altra istruzione, metto là, quindi fa traduzione a runtime del codice e quindi vi eseguo un codice già per Intel. Fa anche caching di questo, quindi per un po' tiene le traduzioni pronte, per questo passate più volte dalla stessa parte di codice, usa la traduzione che ho fatto prima. Se provate a compilare Chemo lo vedete, perché lui compila il codice per fare tutte le istruzioni, ma l'altro della compilazione del codice per fare tutte le istruzioni non lo mette nell'eseguibile di Chemo, diventa una tabella di Chemo, perché deve avere pronti pezzi di codice, mi chiede altro, devo prendere questo e metterlo nel codice. KVM usa l'aspetto esteriore di Chemo, ma usa il processore, funziona solo se volete emulare se volete macchine virtuali, che ne so, x86 su processore x86, deve essere coerente, e uso i meccanismi del processore, in particolare le nuove istruzioni VTX e VTD.
Java, anche Java, quando si parla di macchine virtuali viene in mente Java. La differenza fondamentale di Java con le macchine che abbiamo visto prima è il livello a cui opera la macchina virtuale. La macchina virtuale che abbiamo visto prima vuole crearvi la visione di una macchina fisica esistente, magari diversa. A questo livello Java vuole solo dare una situazione che viene chiamata macchina, ma in realtà di linguaggio per dei processi. La macchina virtuale Java non ha un disco, la macchina virtuale Java non ha un'interfaccia di rete intesa come l'intenderebbe un kernel, cioè qual è il MAC address della macchina virtuale Java? Non c'è il MAC address, l'indirizzo dell'interfaccia, ma ha un'astrazione che fa in modo che sia possibile eseguire codice che ha un ISA particolare, Instruction Set Architecture, che è l'ISA del bytecode Java, cioè il linguaggio macchina per il Java è questo bytecode. Lo scopo di Java non è tanto quello di far partire un sistema operativo. Persone sane di mente non pensano di fare sistemi operativi in Java, ma è quello di, certo che qualcuno l'ha pensato, è quello di ottenere due vantaggi: la portabilità del codice, perché avendo questa app, questa ISO standard, il bytecode funziona indipendentemente se avete un Intel, un PowerPC o qualsiasi architettura sotto. Perché? Perché qualsiasi architettura, in qualsiasi architettura il monitor della macchina virtuale vi fa vedere questa ISO. E l'altro è l'effetto sandbox. Sapete che cos'è una sandbox? È la scatola di sabbia dove i bimbi giocano in giardino al sicuro, perché non possono uscire dalla scatola di sabbia. E l'effetto è quello: se avete una macchina virtuale di tutti i generi, anche quelle che abbiamo visto prima, il processo vive nell'ambiente della macchina. Quindi se ci fosse un errore nel processo, l'errore nel programma del processo, l'errore potrebbe far consentire a qualche malintenzionato di prendere il controllo della macchina virtuale, ma non è la macchina fisica. Quindi io dico sempre, come a casa mia, io ho un portone e un cancello. Perché? Perché sono due livelli di sicurezza. Per entrare in casa mia dovrebbero prima forzare il cancello, poi forzare il portone. Anche lì, per prendere possesso della macchina, se c'è di mezzo una macchina virtuale, ci sono due livelli da forzare. Prima, riuscire a prendere il controllo della macchina virtuale. Poi, ancora, non si ha il controllo della macchina. Bisogna forzare anche il programma che implementa la macchina virtuale. Vediamo qual è il prossimo lucido, giusto per vedere. Ah, bellissimo. Questo è il lucido bellissimo che però rimandiamo, direi, a giovedì mattina. Giovedì mattina, casomai finiamo questo pacco di lucidi, non penso ne rimangano più tanti, avete sotto... No, ne rimangono un po'. Ma andiamo avanti anche su, vedi, poi facciamo più esercizi la settimana prossima, ok?
No, no, no.